Radio Radicale, siamo con la senatrice Lopreiato del Movimento 5 Stelle. Dopo che stamattina avete, cioè voi non avete perché non c'eravate, sono stati votati quasi tutti gli emendamenti sul decreto carcere e Sì. credo anche io gran parte degli ordini del giorno. Allora, che cos'è successo che ha determinato la vostra uscita dalla Commissione e che critiche avete rivolto al governo che credo abbia dato tutti i pareri negativi ai vostri emendamenti? Sì, questo è il problema, che è un decreto estremamente importante in questo momento storico dove parliamo di un sovraffollamento delle carceri, dove parliamo di numerosi suicidi, dove parliamo di minori all'interno delle carceri. Un argomento che assolutamente doveva essere affrontato con un grande confronto tra maggioranza ed opposizione. Invece questo governo che ha fatto? Ha proposto un decreto. Nonché ha fatto dei emendamenti governativi che l'ha riscritto perché si erano resi conto che non l'avevano scritti bene e ha deciso di dare un voto negativo a tutti i nostri 200 emendamenti presentati. E questo parliamo Che non era approfondito. un numero esorbitante, Non insomma. era un numero esorbitante, non erano emendamenti ostruzionistici, era soltanto per migliorare quello che è un decreto assolutamente vuoto. E invece qual è stato il risultato? Una chiusura totale da parte di questo governo che quindi non meritava la nostra presenza in commissione e quindi unitamente noi dell'opposizione abbiamo deciso di alzare i tacchi perché non ci stavamo assolutamente a questo modo di operare. Che idea si era fatta degli emendamenti di Forza Italia che erano stati definiti come garantisti? Allora, alcuni di questi emendamenti sono stati poi riformulati. Qual è la sua valutazione sul ruolo che ha svolto Forza Italia? Guardi che c'era un problema all'interno della maggioranza, noi l'abbiamo percepito subito, anche perché erano stati gli unici emendamenti che erano stati accantonati. Chiaramente noi vedevamo da lontano quelle che erano le dinamiche, sappiamo benissimo qual è la posizione di Forza Italia, è una posizione che non condividiamo, ma il problema era più un problema loro da risolvere al loro interno. Chiaramente noi ci siamo tenuti ben lontani perché non lo condividevamo assolutamente. Allora, se lei dovesse sommare questo risultato con le trattative che sono ancora in corso sulla proposta di legge Giachetti, sulla liberazione anticipata e la polemica che c'è sul DDL sicurezza per le pene relative ai detenuti che fanno delle proteste non violente, cosa direbbe? Guardi, noi ci teniamo lontani da tutti quelli che sono provvedimenti che tendono in qualche modo a fare un facile svuotacarceri perché non risolvono quello che è il problema. Lo risolvono al momento, ma svuotare le carceri con questi provvedimenti repentini vuol dire risolvere momentaneamente il problema che si verrà a ricreare subito. Sappiamo benissimo qual è l'altissima percentuale della recidiva, parliamo del 60%. Quindi noi ci teniamo come Movimento 5 Stelle ben lontani da questi provvedimenti semplici, ma che non risolvono quello che è il problema essenziale, cioè quella che è l'esigenza di rieducazione, di reinserimento del condannato. Quindi siamo ben lontani dalla Certo, posizione. fate un comunicato comune di tutte le opposizioni, da Italia Viva a Sinistra Italiana Verdi e voi? Questo è il nostro intento, ma comunque sicuramente siamo in linea su questo punto, questo è il nostro intento. Allora, lei voleva aggiungere anche un'altra cosa che riguarda i vostri emendamenti? Assolutamente, perché appunto, come poc'anzi dicevo, è un decreto vuoto perché non risolve quello che è il problema, appunto, del reinserimento del condannato. I nostri emendamenti hanno questo spirito, cioè proprio tendere alla rieducazione, al reinserimento. Noi diamo anche per coloro i quali hanno una pena detentiva inferiore ai 12 mesi o si parla di semilibertà, quelle che sono misure alternative che servono quindi a risolvere quelle problema del sovraffollamento e da un'altra parte quindi sollecitare quello che è il reinserimento del condannato. In più proponiamo una serie di figure come per esempio i funzionari sociopedagogici, quindi tutta una serie di figure proprio che tendono alla rieducazione del condannato. Bene, la ringrazio, grazie alla senatrice Lopreiato del Movimento 5 Stelle. Grazie a lei.